Ciao, oggi iniziamo un nuovo appuntamento. In descrizione potrai leggere le motivazioni e di quali argomenti tratteremo. Avendo un pastore scozzese a pelo lungo, ovviamente inizieremo parlando di Torna a casa Lassie. Dopo anni dal grande successo di Lassie, ancora oggi mi incontrano con il mio cane e mi chiedono: scusi, ma è un Lassie? Scusi, ma è un Lassie puro? Noi conosciamo Lassie attraverso i film e le serie televisive, addirittura ha ispirato anche un cartone animato. Vi cito solo alcuni dei titoli dei film. Ma chi è Lassie? Non tutti sanno che Lassie è il personaggio di un romanzo scritto da Eric Knight. Nel 1938 pubblica un racconto intitolato Torna a casa Lassie in una rivista statunitense. Visto il grandissimo successo, l'autore decide di rimettere mano al suo lavoro, di arricchirlo e di pubblicarlo nel 1940 come romanzo. Vi presento due edizioni del volume. Questa è l'edizione Giunti, dove all'interno potete trovare delle bellissime illustrazioni. Mentre questa è l'edizione Robin, dove potete trovare un'interessante prefazione e un documento allegato intitolato Il mito di Lassie al cinema. La trama è nota a tutti e non voglio anticiparla, ci fosse qualcuno che non lo ha letto, ma perché dobbiamo leggere Lassie? Perché ci viene presentato un cane meraviglioso nel suo essere semplicemente un cane. Non ha superpoteri, non parla, non ha la vocina simpatica di un uomo. È un cane descritto come un cane coraggioso che ama talmente il suo padrone da intraprendere un complicato viaggio per tornare da lui. Una curiosità: l'autore del romanzo possedeva un pastore scozzese a pelo lungo. Ecco perché descrive magnificamente le caratteristiche di questo animale.